Vittorio, mi vendi la rossa giù per piacere? Vittorio, stamattina mi sento il negozio stretto addosso. Io stamattina mi sto preoccupando. Vittorio dice che il negozio ci va stretto. Mamma mia, chi si mi abbatte con parete? Vittorio, ma che hai fatto con questo martello? Beppe, niente, se ne era caduto un quadro e ci ho messo un chiodo. Non è peccato. Signori, uno spicchio velocissimo. Eccoci qua. Gli hamburger a formaggio e quello di chianina, il nostro soffritto in quantità industriale. Da abbrasata alla costoletta per passare alle salsicce farcite. La calabrese. La cirella col fior di latte. La salsiccia a punta di coltello. Col fior di latte di Vico, signori, noi siamo pronti operativi. Vittorio stamattina è da di matto. Quindi è venuto il momento di fare qualcosa immediatamente. Vittorio, ma che c'hai stamattina? Che succede? Beppe, il negozio mi va stretto! Ma perché? Dove vuoi andare? Che vuoi fare? Vorrei andare in capo al mondo! E ti porto io, andiamo assieme, sei pronto? Sì! Andiamo! Vittorio, ma dove stai andando? Beppe, in capo al mondo! Wow! Wow, che spettacolo! Vittorio, ma allora consegni fino a qua? Sì! Sei un grande! Vittorio! 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 Peppe! Peppe! Vittorio, ma che stai facendo? Peppe, mi sono incantato! Vittorio, ma dove vai? Peppe, in capo al mondo! Signori, stamattina i saluti li faccio io, sono rimasto a casa. Salvatore, ho visto il paradiso terrestre. E rimanimo là, Vittorio, rimanimo là. Signori, un bacio a tutti, buona giornata. E Posillipo, arriviamo ovunque. Buona giornata. Ma secondo voi, se metto un bel banco qua, con questo sfondo dietro, ma facciamo grandissimi affari o no? E perché allora in questa meraviglia non si riesce ad andare avanti? Napoli sei uno spettacolo.